Buongiorno ragazzi e ragazze, non sto piangendo, ho gli occhi un po' rossi e le lacrime che mi scendono perché mi sono messo il collirio. È la prima cosa che faccio prima di truccarmi è mettere proprio una goccina di collirio, ormai lo sapete, per sbiancare gli occhi. Anche perché ieri ho lavorato al computer fino a tardi, quindi volevo un attimino rinfrescare il look. Devo anche controllare l'inquadratura perché a volte io parlo ma poi non sono inquadrata. Ok, penso che ci siamo. Allora, oggi in realtà ragazzi io avevo in mente di filmare ho distrutto praticamente mezza videocamera, no sto scherzando, mi è caduta la videocamera. Oggi avevo in mente di registrare in realtà un video completamente diverso, cioè oggi volevo filmare una night routine, solo che vi dico la verità, quando mi sono svegliato ho tenuto il telefono spento. Perché appunto avevo paura che queste persone, ovviamente sto parlando di questi stalker, delle persone che mi stanno molestando telefonicamente. E se avete visto il vlog di ieri sapete ovviamente di che cosa sto parlando, altrimenti andate prima a vedere quel video e poi questo avrà un senso. Sostanzialmente, queste persone mi hanno ritelefonato non appena io ho acceso il cellulare oggi, ok? Significa che stavano provando probabilmente per tutta la mattina. La cosa che io non vi ho detto nel video di ieri, ma che è una cosa estremamente importante, è che io la telefonata di ieri, anzi le diverse telefonate che mi hanno fatto ieri, io le ho registrate. E in queste telefonate loro praticamente si prendevano la responsabilità di tutto. Glielo chiedevo e loro rispondevano di sì, dicendo sì, abbiamo fatto questo, sì, abbiamo fatto quello, eccetera, eccetera. Quindi io ho tutte le registrazioni di queste persone che si prendono la responsabilità di tutte queste cose. Io ieri sera, vi dico la verità, poi mi sono messa a lavorare sul computer, parlando con Tomas, eccetera, eccetera. Non sapevo se procedere legalmente oppure no. Penso di avervene anche parlato, non sapevo se davvero se fare qualcosa oppure no. Fatto sta che quando io oggi ho ricevuto, perché pensavo magari insomma si saranno resi conto che non è una cosa normale da fare, si saranno resi conto, beh, io vi dico solo che appunto appena ho acceso il cellulare oggi mi arriva subito una chiamata, solito numero anonimo, dalla stessa voce di ieri, che oggi però faceva finta di non sapere chi fossi, tipo, ho l'Alzheimer, quindi da ieri sera a oggi pomeriggio mi sono già dimenticata chi sei. Notare la stessa identica voce. Io ho registrato anche quella telefonata, così ho tutte le prove del mondo. E se ieri avevo il dubbio se continuare, se fare qualcosa oppure no, oggi non ho neanche più mezzo dubbio e vado sicuramente a sporgere denuncia, costi quel che costi. Tra l'altro, oggi è il 25 aprile, quindi devo andare domani, perché queste cose si fanno alla polizia postale, quindi devo andare domani. Io ho parlato anche insomma, ho avuto già anche consiglio legale. Di conseguenza, so anche come muovermi in caso abbiamo un avvocato penalista che mi seguirà, ma per il momento andrò soltanto appunto dalla polizia postale a vedere che cosa mi dicono loro con tutto quanto. Notare che io il numero di questa persona l'ho inserito anche su WhatsApp, quindi ho anche la foto di questa persona, quindi ho veramente tutto quello che mi serve in più. Ho anche testimoni vari perché loro hanno coinvolto in queste molestie anche il mio parrucchiere, come ben sapete, e anche la sorella di Tomas. Quindi, con tutte queste cose alla mano, io domani vado in polizia postale, ripeto perché oggi è il 25 aprile, e sporgo denuncia. Questo è quanto. Pensavo che si fossero resi conto. Ah, il bello è che poi si vedono i miei video, quindi si vedono i commenti, si vedono i miei video. E evidentemente non gli è bastato. Evidentemente pensano che sia normale. Io ovviamente cambio numero di telefono, ma per il momento ricevere queste telefonate non fa che peggiorare la loro situazione. Quindi se ricevo, rispondo e registro. E basta, questo è quanto.
Non voglio menzionare altro, anche perché magari vi aggiornerò più avanti. Fatto sta appunto che io oggi volevo filmare una night routine, passare la giornata con Tomas e poi pomeriggio iniziare a filmare la night routine, però sono talmente fuori di me, cioè questa cosa mi ha talmente fatto arrabbiare che vi dico sinceramente non mi va di fingere una night routine in cui sono tranquilla e serena, perché sinceramente non lo sono. Quindi adesso io noi andremo. Mi dispiace anche se questi vlog magari non sono come voi li vorreste, nel senso che, ripeto, quello che vi ho detto ieri, i vlog devono rispettare la vita reale e purtroppo queste giornate sono un po' così, però credo che questo possa anche magari aiutare o chi sta passando le stesse cose che sto passando io, quindi in modo da non farvi sentire soli se state passando quello che sta succedendo a me. E poi può servire anche per capire che cosa significa purtroppo esporsi su internet. Quindi, sì, questo è quanto. Quindi non voglio fingere che tutto vada bene se ci sono queste cose, lo dico, ne parlo con voi. I vlog sono riassunti delle giornate, video riassunti delle giornate, e quindi voglio assolutamente parlarvi di quello che succede davvero senza fingere. Quindi oggi, visto che è festa e quindi non posso andare a fare denuncia perché la polizia postale non c'è, mi giro di là perché ho la luce di là, oggi andremo a farci un giretto per il centro, fa molto caldo qui, quindi io oggi sono vestita proprio proprio estiva e andremo a farci un giretto per il centro e ci sono, c'è tipo una specie di, non mi ricordo come si chiama, ma c'è una... Un festival, ci sono tutti i chioschetti con cibo da tutte le parti d'Italia, da tutte le parti del mondo, quindi andremo sicuramente a dare un'occhiata lì e cercheremo di passare una bella giornata. Tomas per fortuna fa sempre un sacco di scherzi, cioè fa sempre un sacco di battute e si ride con lui, quindi voglio proprio sviarmi e non pensarci e poi appunto domani procederemo. Questo correttore è quasi finito. Questo di Smashbox mi è piaciuto molto. Peccato che l'ho finito in un nanosecondo. Sarà che ne uso troppo? No. Comunque, sì, questo devo proprio buttarlo perché è finito. Tra l'altro, non so se notate, ma ho una nuova Beauty Blender che è quella verde. Devo dire che quando hai la Beauty Blender per troppo tempo, poi si sforma e cambia proprio, cambia. Non è la stessa cosa, no? Perché si riempie di prodotto e secondo me anche l'acqua rovina un attimino la Beauty Blender se la lavi ovviamente ogni giorno come faccio io. Dopo un po' la consistenza cambia perché questa è molto molto più morbida. Comunque devo farvi davvero un mega haul per farvi vedere tutte le cosine che mi sono arrivate ultimamente perché ho davvero tanto 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 ben di Dio da farvi vedere, però è un video che probabilmente registrerò in settimana prima del weekend, o forse sì, penso in settimana prima del weekend. Adesso facciamo un po' di baking. Sto usando la cipria di Diego Dalla Palma per il baking, mi piace molto. Di quella di Make Up For Ever perché si vede un po' di più, quindi illumina anche il viso. E poi su tutto il resto del viso la Velvetizer Urban Decay, che non so nemmeno se è già in vendita perché avevo visto che non c'era, non era disponibile sul sito di Sephora, ma non ho capito se era sold out e deve tornare o se non è proprio ancora in vendita. E farò un trucco, penso leggero, lo dico spesso e poi invece vado a fare una roba, cioè, super smokey eye, però oggi cercherò di restare sul leggero perché non voglio esagerare e voglio truccarmi anche velocemente. Ciao Garude, ciao ciao Garude, perdonami che ti abbandono, ciao ciao. Non puoi prendere che sto iniziando e prendiamo un po' esche. Come vuoi, pupetto? Io ho fame, io andrei prima a mangiare. Mi andassi a mangiare. Oh, signor, stava per uccidermi. Tendessi mangiare. La prima volta che ho i sandali in aprile della mia vita, ragazzi. Rosario,
roba tipica sarda. Mangerei io queste cose. No, io farei un giro e andrei a vedere se c'è qualcos'altro, anche perché puzzerò di barbecue tra poco. Porceddu alla brace, panino del pastore. Gnocchetti sardi, che buoni! Faccio solamente il panino del pastore io. Sì? Sì, sì. Cos'è? Pane con salsiccia e crema di pecorino? Io questo, vi dico subito. Ah sì? Ok, vai. E Tomas si è preso il suo panino. Come si chiamava? Non mi ricordo. Del pastore. Del pastore. Adesso Tomas vi racconterà se era buono questo panino. Io sono andata solo un attimo a prendere le patatine, sono tornata e non c'è più niente. Raccontaci questo panino sardo. Allora. Allora, impressioni. Le impressioni sono ottime, nel senso. Hola. Super panino, niente buono. Era quella salsiccia. Era salsiccia e mi pare pecorino. E pecorino sardo. Mm-hmm. Ed era veramente super, infatti adesso mi vado a prendere un altro. Grande. Ciao. Voi non ci crederete, ragazzi, ma siamo al terzo panino. Raccontaci perché ti piace così tanto a questo punto. Abbiamo allora, scoperto la passione di Tomas. Allora, salsiccia ai ferri. Ulala. La. Con pecorino sardo, buonissimo. Ho assaggiato anch'io ed è veramente molto buono. Che a me non piace la salsiccia, ma questo è veramente buono. Quindi, ragazzi, ma, sardi, sì, portate. Come hai detto? Perché io ho visto che dentro fanno i gnocchetti sardi, c'è la pasta. Sì, gnocchetti che buona. Sardi. Ho chiesto con che sugo? Con che sugo? E cosa ti ho detto? Mi hanno detto che fanno tutto con la salsiccia. Davvero? Tutto che buoni! Salsiccia. Cavolo, sai che mi sono pentita di aver preso le patatine, potevo prendere i gnocchetti sardi. Infatti mi ha detto che dopo magari il tono che mangio anche quello. Prego, non facciamoci riconoscere. Tra l'altro se li mangia con la velocità della luce. Terzo, io non ho parole, Se in Sardegna sentirete storie di un ragazzo a Trieste che si è mangiato tre panini, come si chiama, del pastore. In 5 minuti è lui, ragazzi. Senza lavorare veramente. Senza lavorare veramente. Questa è la parte dell'Argentina. Bulbi, tutti i fiori. Wow. Non c'è il craffel. Vuoi anche il craffel adesso? Io prenderei subito. Quanti? Tre come i panini? Uno. Che buono però, eh? 7 euro. 7 euro un craffel? No, euro. Dai, mi sembrava un po' tanto. È calata la sera, ci siamo fermati a bere un aperitivo, ci sono Vale e Max, ormai immancabili nei nostri video. Ciao, ciao! Stanno già mettendo tutto via. È vero, perché oggi è l'ultimo giorno. Eh sì. I macaron, ragazzi, guardate che belli! Bianco, vaniglia, arancia, tiramisù. E tada! Non potevo lasciarmi sfuggire i macaroni, ho preso cioccolato, zucchero filato mai visto nella mia vita, cioccomenta mai visto nella mia vita, cioccolato e vaniglia. Sembrano buoni, vedrai. Fatti vedere. Là. Questo va bene come taglio, mi piace. Sei sicuro? Secondo me è piccolo. No, va bene. Proprio anche di più di al solito. Sembra Indiana Jones. Questo no? Penso di sì. Dimetti. Prova uno più grande, tanto per sicurezza. Aspetta, vedi, taglia così. Faccio provare, c'è ragione, giusto per vedere. Tu che te vedi il colore, se meglio questo o meglio quello? Forse quell'altro, come sì. Colore. Sì, perché sai, sei chiaro, prova questo, che è grande. Questo ti sta molto bene. Guardalo, è già nel personaggio. Fatta. Comunque è meglio un po' larghetto, più largo. Aspetta, che può anche sto nero qua. Ma è da uomo?
questo uguale, questo lo puoi modellare come vuoi, tipo puoi fare alla texana, lo puoi fare alla texana, come Walker Texas Ranger, alla turista, alla turista. Poi questo è bello perché, oh là là, questo è il più figo di tutti. Guarda, questo lo pieghi in due, lo metti nella borsa, nella valigia, in questo modo e non si ah ok, no, come le borse a modo spirale, vedi? Ah sì, 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 questi sì. No, non li puoi ok tirare. Questo ti sta starà bene, è proprio bello, Tomas, prendilo. Poi, sì, poi quando noi andiamo in ferie da qualche parte, lui parte già da Trieste. Lui per le Maldive è partito a gennaio col cappello di paglia. Ma guarda, mi ricorda qualcuno. Lui già, Tomas, già quando parte da casa è già in vacanza, ma giustamente. Sì, io ti dico che non prendere il nero. Però. No? Prova quello là allora. Sì, ma non stava bene sul viso. Rispetto il sole. Però mi piaceva. Stava bene. Tanto prova questo. Mi piace questo. Sì, ma prova quello là che non l'hai provato ancora. Bella là. Sì, lo devi un po' modellare, sì, ma. Modellare, sì, ma no, io sono anche questo. Beh, magari ti fai lo sconto e li prendi tutti e due. Anche questo sta benissimo. Questo è il più bello, questo. Ok, allora prendi questo. Però devi andare al bancomat, credo. Per... a me piaceva di più quello scuro, però. Ho detto di scordo tutte e due, logico. 25. 25 tutti e due? E quale? Due. Quella che vedo qua. Ah, ok. Allora, io non sto sapendo questo, quindi il piccolo anche. E anche questo, perché questo mi piace. Beh, Dio, di quel colore non ne hai, però. Quanto sono carini questi cappellini a forma di gattino e nei glitterini sulle orecchie, che belli. Ok, i nostri amici se ne sono andati in questo momento, sono così contenta che li abbiamo visti, siamo stati un po' con loro, mi sono svegliata un po', abbiamo chiacchierato e sto molto molto meglio, mi sento più tranquilla. Gatto Denver? Cosa c'è Gatto Denver? Cosa c'è Gatto Denver? Cosa c'è Gatto Denver? Ma non c'è un momento che tu non gridi? No. No, mio gattino tutto bianco. Sì, tutto bianco. E solo un po' arancione. Sì. 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 Dio, Gatto Denver. Guarda che culetto che c'hai, Gatto Denver. Ci tenevo anche a ringraziarvi tantissimo perché nel video di oggi in cui vi raccontavo la faccenda ho avuto un feedback super super positivo. Per me è davvero molto importante avere sostegno da parte vostra perché mi sento talmente sotto, cioè non so come dire, bersaglio impotente di queste persone, e mi sono sentita così per talmente tanto tempo perché il tutto è iniziato, stavo guardando, il 30 di marzo, quando loro con l'inganno sono riusciti ad avere il mio numero di telefono. Quel giorno era il 30 di marzo, quindi pensate, è quasi un mese, ma mi avete aiutato tanto con i vostri commenti, anzi adesso non vedo l'ora di andare a leggere il resto che mi avete scritto. E niente, mi sento, è molto importante non sentirsi soli e quindi avere il vostro sostegno mi aiuta tanto tanto tanto, sappiate che siete davvero importanti e mi state aiutando tanto. Comunque vi terrò aggiornati domani, non so a questo punto se filmare un vlog oppure no domani, perché comunque devo andare in polizia postale, vedremo. E niente, adesso mi cambio, forse posso farvi vedere l'outfit però che non vi ho fatto ancora vedere in realtà. Allora, ho questo top che ho preso su ASOS, tanto se avevate il dubbio ho preso su ASOS, poi questa gonna tutta floreale, anche questa l'ho presa su ASOS ed è la prima volta che la metto, quindi dovreste trovarla ancora perché l'ho trovata un paio di settimane fa. Poi ho questa giacchetta jeans che credo sia di Motivi se non sbaglio, e avevo i sandali rossi di, eccoli qua, questi erano i sandali che indossavo, di Ralph Lauren, e la borsa Rockstad piccolina di Valentino. Ok, questi qua,
accessori e outfit del giorno. Ragazzi, è già parecchio tardi, quindi io adesso mi metterò al montaggio. Ah, perché non sono a fuoco? Ok, quindi io adesso mi metterò al montaggio di questo video vlog e mi sento sempre in dovere di scusarmi con voi perché il contenuto di questi video è un po' così in questi giorni, visto quello che mi sta succedendo, però sappiate che sono sempre la persona positiva e con il sorriso che sono sempre stata, solo che ovviamente queste giornate sono un po' così perché, vabbè, potete immaginare, lo sapete, ho letto ancora adesso i vostri commenti e siete veramente fantastici. Ho visto che praticamente il 100% di voi mi dice di denunciare ed è esattamente quello che faccio domani. Comunque vi terrò aggiornati sulla situazione e mi dispiace anche che questa cosa stia condizionando, tra virgolette, il mio lavoro, perché oggi volevo filmare un tipo di video che poi non sono riuscita a filmare, ve l'ho detto, e domani devo andare anche alla polizia postale, per cui non filmerò un video a casa, anzi forse riesco a filmare comunque un video a casa, vediamo, altrimenti filmerò un altro vlog e vi racconto tutto quanto. Quindi adesso io devo mettermi assolutamente al montaggio di questo video, poi andare a nanna, quindi vi mando un bacio grande, mia family, grazie ancora davvero per il vostro supporto, perché vuol dire tutto davvero. Io ho un popolo intero che sta con me in queste cose, che mi affianca, quindi mi sento molto molto più forte. Quindi bacio enorme e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!